Elite Wall. Allora, quadro legno, attraverso le varie collezioni, quindi attraverso la Charm, attraverso la Grafica, attraverso la Luxury, attraverso la Prestige, ha desiderato, ha voluto potenziare un attimino quello che è il mondo dei rivestimenti. Quindi possiamo, senza alcun problema, portare a parete quello che è il discorso, quindi Elite Charm, e parliamo del legno, del segato di alto spessore, quindi non del tranciato, bigliato, quindi con il disegno a libro ricostruito com'era all'interno del tronco. Possiamo portare quindi a parete il Graphic, che non è altro che una trasformazione, un'evoluzione della collezione Charm, quindi il materiale, vediamo qui il Wenge, pantografato, quindi non stampato, con la rappresentazione in questo caso della pelle di coccodrillo. Qui vediamo infatti la lavorazione, si nota diciamo così, l'irregolarità del disegno dovuto all'utilizzo dei vari strumenti del pantografo. Vediamo la Luxury, quindi il pantografato con i suoi alti e bassi rilievi, dove nel basso rilievo viene messa la foglia d'oro bianco piuttosto che d'oro giallo piuttosto che d'argento, oppure la Prestige con la sua radica. Questo è realizzabile attraverso una struttura che viene fissata a parete, una struttura con dei profili di alluminio, dove ogni pannello, qui vediamo per esempio dalla collezione Luxury la finitura con la foglia d'argento, ovvero foglia d'argento poi verniciata, dove dietro ad ogni pannello vengono messi degli innesti che entrano poi nei profili. Quindi abbiamo un rivestimento che è assolutamente ispezionabile e, come si può vedere, notare, in questo caso è stato montato con i LED, lasciando praticamente dello spazio per far filtrare la luce, oppure i pannelli possono essere montati molto più vicini, uniti, e avere una parete dove con questo gioco incrociato o l'argento o altrimenti, lo possiamo vedere anche nei vari video della Charm, della Grafic, della Prestige, abbiamo tutta una serie di giochi delle venature, della fibra o del richiamo semplicemente all'interno dello stesso pannello o che passa di pannello in pannello, quindi con tutte le personalizzazioni del caso, c'è veramente molto materiale su cui creare, valutare, studiare per potenziare quello che è il mondo del rivestimento all'interno delle abitazioni, del residenziale, degli alberghi, dei negozi, assolutamente in libertà. Allora, qui possiamo vedere nel dettaglio la sezione del pannello, i ganci che vanno ad infilarsi all'interno del profilo, rendendo, come dicevo prima, tutto ciò che è dietro ispezionabile. Online possiamo vedere poi su catalogo o attraverso tutta una serie di schemi che si possono scaricare, quindi basta andare nel sito www.quadrolegno.it, tutta una serie di nozioni e informazioni legate a quello che è la parte pratica. Da parte nostra l'ufficio, poi Design Office, il nostro ufficio tecnico, è a vostra completa disposizione per un qualsiasi sviluppo. Basta che ci mandiate diciamo così, uno schizzo della parete, perché noi si possa studiare come impostare dal punto di vista del reticolo i profili e potervi quantificare quello che serve in termini di metri lineari della struttura interna o anche dei profili laterali. Quindi mandate pure una mail a designoffice@quadrolegno.it e siamo a vostra completa disposizione.